L'Aquila e Vigor si incrociano al Gran Sasso d'Italia per la quinta di ritorno in Serie D Girone F. È ancora uno scontro d'alta quota con gli abruzzesi che occupano la seconda piazza a soli 2 punti dalle battistrada Campobasso e San Benedettese, mentre i marchigiani si trovano in quinta posizione con 34 punti in cascina. Negli ospiti è presente lo spauracchio Cheriota insieme al capitano e bomber pesaresi classe 92 con tanta esperienza sulle spalle. Scheffer è out per somma cartellini. Nell'Aquila Marcheggiani e Mandrelli perdono la maglia da titolare lasciando spazio a Persiani e Mengani, quest'ultimo subito titolare. Uali sconta la prima giornata di squalifica delle tre previste e l'aquilano doc Mantini va addirittura in tribuna. Cappellacci che conferma il 4-3-3 mentre la Vigor di Clementi, statisticamente ostacolo insidioso fuori le mura amiche, opta per un 4-4-2. Fischia Rossini di Torino con Nicurzio e Pancani a sbandierare. Nemmeno il tempo di partire e Mancini si fa male dopo appena 2 minuti. Al suo posto entra Marini. Poco dopo il 21esimo, l'Aquila chiede il penalty per un intervento ai danni di Persiani che reclama un tocco alla caviglia destra. Con le immagini di Donatello Ricci rivediamo il tutto a rallenti. L'arbitro Rossini decide di far proseguire. Certe gare, da sempre equilibrate, possono smuoversi anche e soprattutto grazie agli episodi, ma quello che stiamo per raccontarvi non è assolutamente catalogabile tra le casualità, ma iscrivibile come perla. Costa Ferreira recupera un pallone e dopo aver guadagnato qualche metro prende la mira e calcia. La palla finisce dove nessuno può arrivare, Barzanti compreso. L'Aquila passa in vantaggio con il pubblico tutto in piedi a tributare con una standing ovation il 7 portoghese. Costa Ferreira che ci prende gusto provandoci ancora 6 minuti più tardi al 32, ma la palla esce di pochissimo, stavolta a fil di palo con Barzanti comunque in traiettoria. L'Aquila che insiste e che cinge d'assedio la difesa marchigiana e abruzzesi che vanno vicini al raddoppio sul cross di Belardinelli che imbecca la testa di Alessandretti. La palla sbatte sull'incrocio ma per Rossini di Torino c'è stata la spinta del difensore aquilano. La Vigor vuole tornare a riposo col pari in tasca ma Ballello dopo l'ottimo filtrante di Cheriota colpisce troppo con l'esterno mandando a lato. L'ultima emozione del primo tempo è questa con l'Aquila e Vigor che vanno a riposo sull'1-0 a favore dei rossoblù abruzzesi. Ad inizio ripresa Giulio Dori rimane ai box evidentemente per un leggero malanno fisico con Mandrelli che va a occupare la posizione dell'infortunato ex Delfino Curi. Al minuto 56 è bello il giro palla aquilano con Origlio che segue con gli occhi l'incursione di Banegas. Il pallone per il 10 è ottimo ma l'ultimo tocco del Pocio non è pulito con la Vigor che può respirare dopo il brivido. Brivido che attraversa la schiena di Cappellacci al 61 quando da destra arriva un cross pericolosissimo che Pesaresi non riesce a intercettare e con Michelin costretto al corner. La Vigor preme e al 66esimo trova il pari. Da calcio piazzato Cheriota disegna un ottimo cross per Tomba che di testa sul secondo palo buca la porta per l'1-1. L'Aquila che attacca quasi a testa bassa e Vigor che può sfruttare alcuni spazi lasciati dagli abruzzesi. Cheriota ne può approfittare attorno al minuto 81 ma il mancino muore tra le braccia di Michelin. Quasi al 90esimo l'Aquila è il pallone del vantaggio quando Angiulli scodella al centro la palla. Marcheggiani non trova lo spiraglio, poi sulla respinta Piscitella caccia a colpo sicuro, ma il muro difensivo dice ancora no alla conclusione dell'esterno d'attacco. Finisce 1-1, un match complicato, come da previsione. La Vigor se l'è giocata e se l'è giocata davvero bene. L'Aquila che rallenta il suo percorso facendosi ancora recuperare un vantaggio, stavolta meraviglioso, siglato da Costa Ferreira. Ora la vetta si allontana. Con Brunetti e Co a meno 4 dalle prime due. La Vigor va a prendersi gli applausi finali dei propri tifosi e anche di chi, spettatore neutrale, ha assistito alla partita.